Do la parola alla dottoressa Anichini, scusandomi per... Sì, peccato avere un quarto d'ora perché le sollecitazioni sono state moltissime. Allora, io lavoro a Indire ormai da tanto tempo e Indire è senza dubbio un osservatorio privilegiato per quello che avviene nelle scuole, nel settore, nell'ambito delle nuove tecnologie e anche in particolare per quello che riguarda la testualità digitale. Noi inoltre abbiamo una lunga esperienza in questo senso perché forse è una cosa anche che si conosce meno della nostra attività, ma da anni ci confrontiamo con la produzione di quelli che un tempo chiamavamo i learning object, che oggi sono contenuti didattici digitali, ovvero di contenuti anche per gli studenti, in questo caso, che sono stati prodotti fino da lontano 2004, quindi si parla di tempi ormai in ambiti tecnologici veramente, veramente molto antichi, ma li abbiamo prodotti lavorando all'interno di una redazione che collaborava con i docenti. Ed è stata, devo dire, per noi, per me, per il gruppo di persone che ha lavorato su questo, un'esperienza importantissima. Perché? E qui vorrei subito lanciare una sorta di provocazione, ma anche riprendendo molte cose che sono state dette durante questo convegno. È stato interessante verificare la difficoltà con cui insegnanti innovativi, diciamo, ma non solo perché si avvicinavano alle tecnologie, anche perché praticavano una didattica innovativa da un punto di vista metodologico, nel momento in cui andavano a confezionare quelle che noi internamente chiamavamo sceneggiature, ovvero il testo di passaggio fra il cartaceo e il digitale, no? L'elemento di traduzione, si scontravano con una difficoltà di fondo, ovvero tendevano a riproporre il libro, quello, il modello che loro conoscevano. E noi abbiamo fatto veramente fatica a riconoscere la loro capacità metodologica all'interno di... che una didattica laboratoriale. Allora, questo per me è uno spunto interessante per dirvi che purtroppo negli anni le tecnologie digitali hanno rappresentato per i docenti, per i dirigenti, per noi tutti, una sorta di freno all'intelligenza, ovvero abbiamo smesso di credere in quello che facevamo e facevamo anche bene, forse la scuola italiana, non ci dimentichiamo, ha fatto molto bene tante cose, abbiamo smesso di crederci e ci siamo in qualche modo prostrati a un atteggiamento di sudditanza nei confronti di questa tecnologia che ci ha forse un po' affascinato. Allora, ecco, questa è una mia convinzione di fondo, forse personale, ma che porto avanti da anni, e vorrei invece sostenere un'idea, quella che il digitale invece dovrebbe rappresentare, e oggi l'abbiamo sentito da più parti e mi fa molto piacere, un'occasione reale per ripensare una serie di contenuti, ma di concetti anche che la nostra tradizione pedagogica possiede e che devono essere riletti però alla luce di un'innovazione che comunque ci deve essere. E allora, per preparare questo intervento, piuttosto che raccontarvi cosa fa Indire, noi stiamo allestendo un repository nazionale di risorse digitali che sono le nostre prodotte, sono tantissime, ne abbiamo prodotte centinaia un po' sulla scorta, non sono libri di testo, perché il libro di testo, poi lo vorrei dire, è un'altra cosa. Sono frammenti, sono piccoli oggetti. Li riuniremo in un repository validato da un comitato di esperti e sarà difficilissimo trovare quei criteri di qualità che sono stati sostenuti. E tradurremo anche molte delle open educational resources. Sapete, ora la rete è piena, no? Quindi abbiamo anche intenzione di tradurle per metterle a disposizione delle scuole in modo che i docenti italiani finalmente abbiano
un'unica banca dati a cui attingere quando vogliono vedere come sono fatte queste risorse digitali, che poi sotto questa etichetta si intendono cose diversissime, no? Dal lungo learning object fatto di, l'abbiamo visto, di 30 schermate una di seguito all'altra, fino alla singola JavaScript che magari ti serve per dimostrare il teorema di Euclide, eccetera. Quindi lo faremo, Indire lo farà, però oggi, come ad esempio Indire farà un'altra cosa, proverà finalmente a cercare di capire che cosa sta succedendo nelle aule italiane, in quelle che chiamiamo appunto innovative, da un punto di vista dell'uso dei testi digitali, perché poi noi in realtà sì, sappiamo, possiamo sapere quali sono le scuole che si sono accostate, ma non sappiamo di fatto come ogni insegnante per ogni disciplina, e per noi è molto importante capire anche la differenziazione disciplinare in questo senso, utilizza e lavora con i ragazzi con queste nuove risorse. Quindi lo faremo, però mi piaceva segnalarvi un'esperienza europea, appunto per preparare questa cosa mi sono riguardata un po' di materiale. Nel 2009 il Ministero francese ha lanciato una sperimentazione per alcune classi di scuola media, di scuola superiore, per la sperimentazione dei libri digitali. E naturalmente questa esperienza è stata anche monitorata, ci sono i dati, fra l'altro vi invito a leggerli, interessantissimi, dove fra l'altro si vede come i ragazzi in fondo a casa preferiscono ancora studiare sul libro di carta quando si tratta di materie tradizionali. Insomma, sono letture interessanti. Ma al di là di questo, mi premeva dirvi come il Ministero francese, mentre proponeva questa sperimentazione, ha incaricato un gruppo di saggi, diciamo il corrispettivo dei nostri saggi, di stendere un lavoro, 100 pagine circa, su che cos'è il manuale di scuola. Ovvero, mi è sembrato molto interessante, proprio perché affrontando il tema del digitale, riprendeva, sapete, gli storici sono, i francesi sono, amano la storia, no? Forse anche un po' più di noi, hanno ripreso in mano gli studi di un signore che purtroppo è scomparso di recente, Alain Chopin si chiamava, che ha studiato il manuale, ha fatto una storia del manuale di studio. E queste cose sono state poi sostenute da altri suoi allievi e sono confluite in questo volume che secondo me fa bene rileggere anche a noi, no? E a noi docenti italiani, perché questo signore ricorda le 4 funzioni fondamentali del manuale di studio. Prima diceva molto bene il professor Guastavigna che il testo, il libro di testo è stato qualcosa di molto importante per la scuola. Allora, quali sono le funzioni a cui risponde il manuale di studio? La prima funzione è sicuramente la funzione referenziale, una funzione cioè di collegamento tra la pratica didattica e il programma. Ora questa parola non c'è più, ci sono le indicazioni, ma comunque esiste un curriculum della scuola italiana che in qualche modo deve essere portato avanti. Ed è importante che ci sia uno strumento, un oggetto fisico, materiale, dotato di proprie caratteristiche, che in qualche modo ci ricorda che io nella scuola di Palermo, nella scuola di Milano, porto avanti uno stesso, qualcosa che ci accomuna come cittadini italiani. La seconda funzione è la funzione strumentale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso i libri di testo sono stati usati più dai docenti che dai ragazzi, perché i docenti spesso hanno bisogno di seguire un filo. E mi ha sorpreso anche vedere come nel 1989, se non sbaglio, l'UNESCO aveva pubblicato un volume, Seguin mi sembra l'autore, scusate, non ricordo in questo momento, mi sfugge, che dettava le linee generali, le linee di guida per la formulazione di un libro di testo, ma anche spiegava come, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ma non solo, il libro di testo era fondamentale per i docenti che non avevano una preparazione sufficiente, ma che comunque dovevano trovare, avere a portata di mano degli strumenti. Noi possiamo anche auspicare che ci siano docenti talmente bravi da costruirselo continuamente, però ciò non toglie che avere a portata di mano uno strumento ben fatto facilita il nostro compito. Terza funzione, funzione ideologica. Che cosa vuol dire? Naturalmente è facile capirlo se pensiamo appunto ai testi del regime, se andando a studiare il libro vediamo come per ogni
nei secoli, possiamo dire, ma nel corso degli anni il RIB ha rappresentato anche l'esplicitazione di valori che costituiscono anche i valori civili e sociali dell'anno in cui viene composto. Naturalmente, però, questa funzione, secondo me, si collega bene a quel punto che veniva citato prima dell'ultimo decreto, quando si parla di autorialità, cioè che cosa vuol dire? Che per esprimere dei valori io devo in qualche modo rifarmi a un punto di vista, cioè dietro a ogni libro di testo ci deve essere un autore che esprime un punto di vista che poi eventualmente lo studente può anche smontare, il docente può anche smontare, ma che comunque rappresenta un punto esplicitato di partenza. Quindi in questo senso forse appunto è una cosa su cui vale la pena riflettere. Quarta funzione, la funzione documentaria. È molto interessante, perché cosa vuol dire? Vuol dire che il libro di testo è anche il contenitore all'interno del quale si devono ritrovare quelli che vengono considerati dai disciplinaristi i nuclei fondanti di una disciplina, ovvero Bacone nel 1600 avrebbe detto le scintille di vero sapere che si vanno a rintracciare nelle biblioteche, no? Per costituire una specie di summa, no? Cioè quello che noi oggi riteniamo necessario fornire ai nostri ragazzi, i contenuti, le fonti, qualcuno diceva prima, che vogliamo mettere in mano ai nostri ragazzi. Ecco, perché vi dico questo? Perché secondo me un libro di testo, che sia digitale, che sia cartaceo, deve ancora oggi in qualche modo rispondere a tutte queste funzioni. C'è un'altra considerazione che Chopin non affronta, ma in che qualche maniera è implicita in questi ragionamenti che vi sto proponendo, ed è questo, il fatto che il libro di testo ha rappresentato e rappresenta ancora oggi, come vi dicevo in apertura, un modello di rappresentazione delle conoscenze ben preciso. Un modello che è diventato per noi invisibile, non ce ne rendiamo neanche più conto, ma in quel modo, in quella struttura, anche in quell'impaginato, esiste sicuramente ha condizionato il nostro modo anche di concepire e di organizzare le nostre conoscenze. Se pensiamo infatti a tutta la sperimentazione degli anni, io ho fatto la maestra elementare per tanti anni e mi ricordo si facevano i libri di testo, noi non adattavamo i libri, è già negli anni 80, no? Noi ci si facevano in casa, magari con il ciclostile ai primi tempi, poi venne la fotocopiatrice. Ecco, come si costruivano questi libri? Con i studenti, cioè la grande cosa era che non ci lavoravano solo i docenti, ci lavoravano gli studenti. Però qual era il modello che noi utilizzavamo? Era quello del sussidiario, perché alla fine il prodotto, l'oggetto che veniva fuori, seppure progettato, realizzato, utilizzando metodologie attive, metodologie di ricerca, alla fine costruivamo insieme un oggetto che era una replica, diciamo una brutta copia, no, forse bellissima perché c'erano i disegni dei bambini, ma del libro come lo conoscevamo, perché noi abbiamo bisogno di un modello di riferimento. Allora, cosa succede con il digitale? Il modello di riferimento del libro cartaceo non va più bene? No, forse va bene. Sicuramente il digitale ce ne propone di nuovi. E allora forse non abbiamo esaurito ancora una riflessione approfondita su quali sono le caratteristiche che il digitale, nuove che il digitale ci propone. In questo caso avrei voglia di parlare a lungo con i nostri editori. No, sono tre cose piccole e fondamentali. Uno, la prima che ci permette di riconfigurare il rapporto fra lettura e scrittura. La manipolabilità del testo digitale ci costringe a immaginare dei percorsi sì autoriali, ma che prevedano da qualche parte una riscrittura anche fattiva, no? Del lettore che interagisce. Quindi il docente che si mette lì a sperimentare appunto la pratica dei nuovi testi deve avere sempre presente questo elemento. Due, l'elemento che è stato più volte richiamato della pluralità dei linguaggi. Quindi nel momento in cui io preparo un video per spiegare ai ragazzi la caduta dei gravi, eviterò probabilmente di utilizzare un docente che parla, piuttosto farò vedere qualcosa, perché questo sicuramente è più significativo da un punto di vista dell'apprendimento. Terzo, le pratiche sociali che si possono oggi costruire
attorno al libro, attorno alla lettura. Ce ne abbiamo tanti esempi, forse bisogna fare uno sforzo di fantasia per capire che cosa ci possiamo fare con quel testo. Quindi, allora, queste cose che vi ho elencato, che noi stiamo sostenendo ormai da diverso tempo, ci siamo occupati di digital writing anche all'interno dell'istituto, sono state ormai formulate anche dall'ultimo rapporto OCSE del 2009 sulla lettura digitale, e lo trovate nell'introduzione. Un rapporto che ci dice che chi sa leggere bene i testi tradizionali generalmente sa leggere bene anche i testi digitali, e questo ci dovrebbe far riflettere. Mi fermo qua forse. Stavo per scrivere 15 cose. Bene, grazie. Ah, no, pensavo le dessimo ancora qualche minuto. No, ma... Perché le... Sì. Non lo so, a me si... le do 5 minuti. No, allora, no, niente, volevo appunto, forse potrei proseguire parlando un po' dell'INDIRE, ma però forse mi piacerebbe piuttosto sentire qualche domanda e qualche commento da parte del pubblico che... Forse anche... No, d'accordo. A me sembra semplicemente che ci fosse una sospensione nella voce, per carità. Prima di cedere la parola al pubblico per le domande, devo dire che la parola sussidiario mi ha evocato non solo la mia infanzia, ma al di là di un modello di libro, però un modello di relazione didattica. Cioè, guardate che l'idea del sussidiario non è male. Cioè, l'idea che la relazione didattica fondamentale è tra l'insegnante e l'allievo. E poi c'è a lato... il sussidiario, che mantiene l'idea dell'elemento di garanzia, perché l'adulto si impegna a trattare, adesso semplifico le formulazioni, a trattare una serie di argomenti che il sussidiario in qualche modo riconterrà. Segnalerei a questo proposito che una delle difficoltà che a mio avviso hanno molti studenti, quelli che non sanno leggere né i testi cartacei né i testi digitali, è per esempio la capacità di riconoscere lo stesso concetto se formulato in termini diversi, in punti diversi del libro di testo, e immaginatevi in punti diversi dell'universo delle conoscenze. Insomma, voglio dire che quando facciamo delle riflessioni, qui ne abbiamo fatte tante, e ripeto, prima delle domande del pubblico vorrei invitare a fare un'iniziativa soltanto su questo tema, perché credo che sia estremamente rilevante. Quando ragioniamo anche degli studenti che hanno difficoltà di apprendimento e di studio di vario genere, e non soltanto di quelli che possono affrontare la complessità, per esempio.